Ciao, benvenuto o bentornato nel canale. Oggi mi sono regalato questa piastra portatile ad induzione della Girmi. La Girmi penso che abbia una linea, una delle più belle che c'è in commercio, alta soltanto 4 cm, smussata lateralmente sui quattro lati, ha un design davvero elegante rispetto a tutte le piastre che ho visto pataccose alte che ho trovato in commercio. Perché ho deciso di comprarmi questa piastra? Da utilizzare sia in casa come supporto al normale fornello a metano, a gas che abbiamo, ma soprattutto da usare in esterna, quindi in giardino o per chi ha un balcone, per poter cucinare e portare gli odori magari più sgradevoli in casa, come il pesce, come le fritture, all'esterno. Ma andiamo insieme a scoprire da vicino questa piastra della Girmi. Allora, andiamo ad aprire questa bellissima piastra. Design veramente sottile. Opla. Via 1, via 2, via 3, via 4, via 5. Allora. È una delle piastre più belle che io ho trovato in commercio. Bellissima, alta soltanto, come dicevo prima, 4 cm, ma come potete vedere è smussata lateralmente. Una volta appoggiata in casa diventa quasi un pezzo di design. Perché ho scelto questa piastra della Girmi? Perché qualità prezzo è una delle migliori in commercio, siamo intorno alle 50-55 euro. Ha ben 10 regolazioni di potenza da 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 watt di potenza che si possono trasformare anche in temperatura, quindi da 60 gradi centigradi a 240 gradi centigradi. Ha una grande area di cottura. Parliamo di pentole da 12 che possono andare da 12 a 26 centimetri di diametro. Io ho provato a cucinare anche con un 28, si cucina benissimo. Proviamo insieme a portare un litro d'acqua ad ebollizione in meno di un minuto. Ma non bisogna trascurare la sicurezza. La Girmi ha adottato lo spegnimento di sicurezza se appoggiata sulla piastra c'è una pentola vuota, lo spegnimento di sicurezza se non c'è la pentola appoggiata sulla piastra e il sistema di sicurezza antisurriscaldamento. Ha un display digitale a 4 cifre. Le misure di questa piastra sono 29 x 37 x 4 cm. Ha un peso di circa 2,2 kg, facilissima da trasportare ovunque. È dotata anche di un timer che arriva fino a 180 minuti. Come fare a capire che le pentole che abbiamo in casa sono compatibili con l'induzione? Basta una semplice calamita, appoggiatela, attaccatela dietro la pentola. Se si attacca, la pentola è adatta al piano ad induzione. E ricordiamoci che con appoggiata la pentola, con l'acqua che sta bollendo, io posso toccare tranquillamente all'esterno della pentola senza andarmi a scottare. In poco più di 40 secondi portiamo un litro d'acqua ad ebollizione. I comandi sono a sfioro, soft touch. Se mi sono dimenticato di dirti qualcosa o semplicemente tu hai qualche curiosità in più o vuoi qualche informazione in più su questa piastra, scrivimelo in un commento qui sotto. Sarò felicissimo di aiutarti al tuo acquisto o di toglierti semplicemente qualche curiosità. In conclusione voglio dirti, se ti ho aiutato a scegliere la piastra più adatta alle tue esigenze o semplicemente ti ho tolto qualche dubbio, ripaga il mio tempo mettendomi un like o iscrivendoti al canale, iscriviti al canale ed attiva la campanella.
Ti aspetto, non fare il gino. Al prossimo video, ciao! Mi sa che con l'acqua pronta e bella calda mi farò un tè.